Da questo quadro storico, antropologico, planetario, della non violenza, della sicurezza, della paura, della convivenza tra diversi, mi è venuto in mente quello che diceva stamattina Mario, che bisogna cominciare da piccole cose, da semplici cose di casa nostra. Allora l'incontro del nostro convegno Sud-Nord, fino adesso abbiamo parlato dell'altra parte del pianeta, dell'altro sud, sappiamo tutti che c'è un sud anche nella nostra Italia. Io vengo da Cagliari, la Sardegna è considerata sud, poi Cagliari è ancora più il sud dell'isola della Sardegna, e quindi forse anche dal sud, da una piccola esperienza che adesso presento, ci possono essere delle intuizioni che possono arricchirci per una nuova politica. Anch'io sono pienamente d'accordo con quello che diceva Marco, che diceva prima Gianni, che non dobbiamo più demonizzare la parola politica, ma se oggi non entriamo pienamente nella politica, non possiamo contribuire al cambiamento. La mia esperienza inizio dicendo che è un frutto della rete. Io conobbi, ormai mi sembra 35 anni fa, Ettore Masina d'Assisi. Ero un novello sacerdote e fu Ettore a mettere nel mio cuore una certa inquietudine. Per cui riuscì per poco tempo a fare il prete ben pensante, benestante, in una bella parrocchia. Però questa inquietudine mi portò a cambiare, a convertirmi, a capire che l'essere cristiano, ancora prima che l'essere prete, voleva dire riuscire a condividere con le persone più emarginate, con le persone a cui vengono privati i diritti fondamentali, condividere con loro parte della mia esistenza. E fu proprio un frutto della rete, perché dalla rete copiai lo stile per portare avanti questa esperienza che vi presenterò. Parliamo dei ragazzi, degli uomini che si trovano chiusi nel recinto delle nostre carceri. Anche se la mia esperienza è di un piccolo mondo particolare, io ho sempre presente un mondo di grande sofferenza di quegli uomini che si trovano dentro le carceri di questo pianeta. Oggi si parla circa di 10 milioni di persone incarcerate per diversissimi motivi, in carceri dove l'uomo non è più un uomo, ma è considerato una bestia. Ho avuto la fortuna di conoscere carceri turche, sono stato in Kurdistan. La fortuna di conoscere carceri filippine. Sono stato nelle Filippine, a Manila, a vedere un carcere per ragazzi. Ci sono le carceri africane. E questo è un problema che dobbiamo sentire, come parte della umanità si trova in queste condizioni, non perché hanno commesso dei reati. Hanno anche commesso dei reati, ma un reato come espressione di un disagio sociale che i ragazzi attraversano. Le nostre carceri sono sempre meno piene di delinquenti, anche perché sappiamo bene che forse la maggior parte sono fuori. Le nostre carceri sono diventate la discarica sociale dei ragazzi, dei giovani che faticano nella loro vita. Noi rispondiamo sempre più al disagio sociale con la carcerizzazione. Di questo ce ne dà un grande esempio gli Stati Uniti. Sempre più la risposta alla povertà, al disagio sociale, alla fatica di vivere è la carcerizzazione. Eppure, diceva molto bene Dostoevskij, come si misura il livello di civiltà di un paese? Andando ad osservare le condizioni delle carceri. Quale civiltà negli Stati Uniti? Guantanamo ci dice molto. Quale civiltà nella nostra nazione?
le nostre 207 carceri per adulti e le 17 carceri per minori, oltre che questi famigerati CPT, i centri di permanenza temporanei, che sono diventate delle carceri a cielo aperto, devono inquietarci. Perché è la negazione della dignità delle persone che vengono tenute in queste condizioni senza nessuna imputazione ben precisa, senza possibilità di difendersi. E allora quale giustizia? Quale giustizia noi possiamo oggi vedere nelle nostre carceri, nella nostra Italia? È per questo che 10 anni fa, come cappellano del carcere minorile di Cagliari, ma anche come osservatore dell'associazione Antigone di cui faccio parte, per cui ho potuto vedere quasi tutte le nostre 12 carceri della Sardegna e qualche carcere dell'Italia, ho visto veramente come una ulteriore mancanza di rispetto e di dignità si trova dentro le nostre carceri. Per questo proposi al nostro Tribunale per i minori di avviare un'esperienza nuova, un'esperienza che allora e credo ancora oggi unica in Italia, cioè la possibilità per i ragazzi che avevano commesso reati nella minore età, per evitare loro l'esperienza drammatica delle carceri per gli adulti, da cui sarebbero usciti veramente allora come criminali, sfruttare la possibilità che la legge ci dà di dare loro una misura alternativa alla detenzione per espiare il residuo di pena, ma soprattutto per dare loro la possibilità di una vita dignitosa, di una vita che rispettasse quelli che sono i bisogni fondamentali, affettivi, culturali delle persone. Così nacque nel 1995 questa comunità intitolata La Collina, con lo spirito della rete, perché fu il mio primo lavoro ed ecco qui già una esperienza di politica, di democrazia partecipativa, come oggi diciamo, cioè riuscire prima a sensibilizzare un gruppo di persone, un gruppo numeroso di persone che potessero non solo condividere questo progetto, ma anche impegnarsi finanziariamente a costruire questo progetto. Che voi sapete, lo dico in sintesi, che nella nostra Italia ci sono disponibilità di risorse finanziarie solo per i ragazzi della minore età, fino a 18 anni. Io già lavoravo da 10-15 anni in comunità per minori. Oppure se hanno superato il 18° anno per tossicodipendenti, per problematiche di handicap oppure per disagio mentale, psichiatrico. Questi ragazzi di cui io dovevo occuparmi non erano più minorenni, non appartenevano più a nessuna di queste categorie. Allora il tribunale mi disse: vedi un po', noi siamo disponibili a tentare questa esperienza, ad affidarti questi ragazzi diventati diciottenni perché non finissero più nel carcere per gli adulti. Come fare? Ecco allora che ci quotammo, come nello spirito della rete. Una trentina di persone, tra cui qualche magistrato, qualche avvocato, mensilmente, ecco il nostro stile, dovevano dare un contributo direttamente alla banca a cui noi avevamo chiesto un grosso finanziamento per poter costruire questa comunità, per poterla avviare da cittadini responsabili o da questa parola che a me piace poco, volontario, da cittadini responsabili che avendo capito un'esigenza così forte della nostra comunità erano disposti a impegnarsi per 15 anni per pagare questo mutuo bancario per poter costruire questa comunità. E così nacque nel 1995 la comunità La Collina. Accogliamo subito i primi ragazzi condannati per omicidio, quindi parlo di ragazzi che avendo commesso nella minore età reati gravi, omicidio, rapina, rapina a mano armata, per cui si prevedeva con sicurezza il proseguimento della pena presso un carcere per adulti,
dare loro la possibilità quindi invece di scontare la pena fuori dal carcere. E fu questa la prima sfida, con qualche perplessità anche da parte del procuratore, con qualche dubbio, con qualche contrarietà delle forze dell'ordine, che avevano quasi paura che questi ragazzi potessero ricadere nel commettere il reato. E invece, man mano che i ragazzi riuscivano ad andare avanti, a comportarsi bene, a finire di scontare la pena, a reinserirsi nel proprio ambiente, ci fu una seconda comunità. E stavolta entra in gioco la politica. Ecco perché sono sempre più convinto che effettivamente quello che già Tommaso d'Aquino, Paolo VI ci ricordava, se l'amore, se la carità non si fa politica, non è autentica. Se l'amore non ci pone dentro le stesse istituzioni per modificarle, per far prendere coscienza a chi ci amministra dei veri bisogni che noi possiamo esprimere come base, che noi possiamo proporre come soluzione, sperimentandola prima di persona, sperimentandola sulla nostra pelle, sul nostro portafoglio, allora la Regione Sarda, il Consiglio regionale, accettò dopo 4 anni la sfida per la costruzione di una seconda comunità, con la possibilità anche di pagare gli operatori di questa seconda comunità. Una comunità che nasce soprattutto con un'ottica, che è il superamento dell'assistenzialismo, che non è dignitoso per un ragazzo, per un adolescente, che è in grado di vivere del suo lavoro, dargli solo l'opportunità di vivere dignitosamente del suo lavoro. Ecco perché la comunità non ha nessuna assistenza pubblica se non l'aver costruito la seconda comunità, e una terza che dovrebbe iniziare fra 1 o 2 mesi, finanziata sempre dalla Regione Sarda. Però queste ragazze in comunità tutti lavorano, tutti possibilmente fuori dalla comunità, anche se nella comunità è un'azienda agricola dove qualche ragazzo, nell'attesa di trovare lavoro fuori, può lavorare, però tutti lavorano e tutti devono vivere del loro lavoro. Quindi una cassa comune, una condivisione di quei beni materiali da amministrare insieme con gli stessi ragazzi. Anzi, sono gli stessi ragazzi che diventano gli attori principali della vita comunitaria. Noi adulti, che non usiamo più la parola educatori, ma operatori di condivisione, condividiamo con loro la nostra vita, viviamo con loro, amministriamo con loro, ma sono loro i primi attori di questa vita comunitaria. Ecco allora perché un'esperienza che nasce dal basso, nasce dall'aver capito insieme con tanti amici che già lavoravano dentro il carcere come volontari, di uno bisogno nuovo, di un'innovazione che si poneva per poter parlare di rispetto, di non violenza, di condivisione. Nel nostro carcere minorile di Quartucciu, carcere di Cagliari, arrivano sempre più extracomunitari. Voi sapete che tra, qualcuno forse è addentro quanto me a questi problemi, ma lo posso ripetere, che nelle nostre carceri minorili ormai circa il 60% sono ragazzi extracomunitari arrivati in Italia in modo clandestino. Ed ecco qui un primo impegno che dovremmo prendere come politica per rivedere la legge Bossi-Fini, che sta aumentando sempre più la clandestinità. Si parla ormai di 500.000 minorenni clandestini nella nostra Italia, per cui molti finiscono nel spaccio della droga e quindi vengono arrestati. Bene, in Sardegna vengono trasferiti ragazzi dalle varie carceri minorili del nord, dove c'è un numero maggiore di presenza extracomunitaria, e allora ci ponemmo il problema di come accogliere anche questi ragazzi extracomunitari, soprattutto della Tunisia e del Marocco, attualmente negli ultimi anni soprattutto dell'Albania e della Romania. Come accogliere questi ragazzi che non potevano usufruire di nessun'altra misura, non potevano ritornare certo nella propria famiglia o nella propria nazione? Allora fu, ecco, questa una seconda sfida. Come accogliere ragazzi stranieri? Come è possibile convivere tra diversi? Per un ragazzo che finisce in carcere non è facile superare quel concetto di razzismo che spesso
nella loro mente, proprio perché sono vissuti in quartieri degradati. Allora fare tutto un lavoro di accoglienza, di convivenza, di rispetto della diversità etnica, della diversità religiosa. E così 5 anni fa accogliamo in comunità 2 ragazzi marocchini. Attualmente la comunità è composta da ragazzi extracomunitari, marocchini, rumeni e italiani, ed è questa una piccola, piccola sì, ma un'esperienza significativa di convivenza della diversità, di poter vivere nella stessa stanza, di poter avere momenti di preghiera comunitaria tra ragazzi musulmani, cattolici, ortodossi. Ecco perché allora riusciamo a vedere come è possibile nei ragazzi cambiare, abbattere pregiudizi, abbattere ottiche razziste, riuscire a scoprire quello che unisce tutti noi uomini, quella passione che dobbiamo avere tutti nel rispetto vicendevole delle diversità. Questo è possibile, questa è la nostra esperienza, che anche ragazzi che hanno vissuto situazioni di sofferenza, che hanno sperimentato il carcere, sono capaci di andare oltre quello che hanno avuto in una educazione sbagliata. L'esperienza che noi facciamo però non deve essere solo quella di aiuto ai ragazzi. È un po' lo stesso spirito, credo, della nostra rete. Aiutare sì, come diceva Ciotti, uno sguardo strabico, aiutare sì chi ha bisogno, ma nello stesso tempo combattere sulle radici, sui fattori che procurano quel bisogno. Ecco perché allora se la nostra azione non diventa anche culturale e politica, rischia di essere funzionale a quel potere violento, a quella possibilità di tenere rinchiusi quelli che disturbano il manovratore, quelli che non riescono a entrare nell'ottica di chi ha il potere. Proprio perché, come diceva Marco Ravelli molto bene, oggi si gioca sulla paura e sulla sicurezza. Sulla sicurezza, certo, la paura che noi tutti abbiamo. Un dibattito fatto proprio giorni scorsi a Cagliari sulla nuova legge Fini-Giovanardi sulla droga. Certo, qualcuno ci ha detto che noi siamo come Coordinamento Nazionale delle Comunità d'Accoglienza, Gruppo Avele, le ACRI, la GESCI, un po' tutti contrarissimi a questa legge che ha unificato le droghe leggere con le droghe pesanti, che non distingue più consumatore da spacciatore. Sono cose terribili, perché abbiamo anche formato un cartello: non incarcerate il nostro crescere. Non è il modo certo di approcciarci a problemi dei ragazzi che usano anche la sostanza come trasgressione e quindi non possiamo certo etichettarli come tossicodipendenti. Bene, in questo dibattito qualcuno ci diceva sì, ma la paura, la sicurezza. Io ho risposto che la sicurezza ha bisogno prima di un'altra sicurezza, la sicurezza dei diritti. Se c'è sicurezza dei diritti, ci sarà la conseguenza dell'altra sicurezza. Se noi aiutiamo le persone a crescere in modo sano e armonioso, rispettandone i loro bisogni fondamentali, affettivi, culturali, di inserimento lavorativo, allora di conseguenza potremo parlare dell'altra sicurezza. Partire dalla sicurezza dei diritti. Ecco perché allora il nostro operare deve diventare culturale e politico. Non possiamo più solo parlare di aiuto alle persone, se non facciamo maturare nella nostra comunità, nelle nostre collettività, il concetto di partecipazione, di inclusione sociale, di accettazione delle persone diverse. Nel campo delle carceri, nel campo della giustizia, spesso ripeto che ciò che la Costituzione, l'articolo 27, che parla di rieducazione, di reinserimento, tutto questo non lo fanno gli operatori della giustizia, gli operatori penitenziari, lo fa la comunità, lo facciamo noi. Se siamo capaci di riaccogliere nelle nostre comunità queste persone che sbagliano, ma che sbagliano perché a loro sono stati negati dei diritti fondamentali nella loro evoluzione, nella loro crescita. Le nostre carceri sono piene al 30%, quasi al 40% ormai, di tossicodipendenti, di ragazzi che sono finiti nel commettere il reato per problemi ben precisi. Altro 30% sono i nostri immigrati a cui noi rispondiamo con la detenzione, perché non sono venuti come criminali, ma lo sono diventati nel contatto con la nostra criminalità organizzata. Ecco perché
l'ottica di una politica accogliente, di una città accogliente, di una città solidale, ma questo è possibile solo quanto più riusciamo a fare cultura, ad abbattere muri e pregiudizi, a cambiare mentalità nei confronti di queste persone che hanno sbagliato. Ed essendo questo un nostro compito, come dicevo nello spirito della rete, abbiamo pensato di fare qualcosa di culturale. Uno scrittore, che poi è un cittadino che molti conoscono di Padova, Massimo Carlotto, ha scritto un romanzo per ragazzi, Jimmy della collina, della nostra comunità, la storia di un ragazzo che appunto dal carcere di Treviso viene trasferito al carcere di Cagliari, poi viene nella nostra comunità. E nella nostra comunità succede quel che succede, dove cioè cerca di intravedere la diversità sostanziale di una comunità e di un carcere, che sta proprio nel clima della non violenza, dell'accettazione, della dignità che viene ridata a queste persone che hanno sbagliato. Ebbene, vi dico quasi per fare un po' di pubblicità che forse fra 1 o 2 mesi uscirà il film Jimmy della Collina, che il regista sardo Enrico Pao vorrebbe presentare al Festival di Cannes, forse un po' ambizioso, però un film che racconterà questa storia, come è possibile per un ragazzo cambiare quando si trova dentro un contesto accogliente, caldo, un contesto affettuoso, un contesto di rispetto. Non solo, ma siamo entrati nella politica. Ecco perché la nostra esperienza, nella nostra associazione, nella nostra comunità, abbiamo voluto insistere tanto sulle istituzioni, ecco perché la collaborazione con le istituzioni. Bene, abbiamo chiesto audizione alla seconda commissione permanente del Consiglio regionale, che è sui diritti civili, oltre che sull'immigrazione e tanti altri, per cui sono andati a visitare le carceri e hanno prodotto questa risoluzione sulla situazione delle carceri in Sardegna, dove invitano proprio lo stesso governo regionale a farsi carico di questo. Ormai si parla della territorializzazione della pena, cioè un accordo tra il Ministero della Giustizia e la Regione Sarda perché i ragazzi, i giovani, gli adulti che hanno sbagliato possono restare nel nostro territorio invece che essere trasferiti perché la comunità locale se ne faccia carico. Ed è in quest'ottica che il Consiglio regionale, perché non c'è nessun'altra legge, nella finanziaria, ormai per il 7º anno, è rinnovata proprio anche quest'anno 2006, il finanziamento per proseguire su questa linea, per farsi carico l'ente locale di questi ragazzi, non lasciarli solo nelle mani del Ministero della Giustizia, poi sapendo quale ministro abbiamo in carica. E per finire, l'ultima anche impulso che abbiamo potuto dare al programma dell'Unione. Non so se qualcuno lo conosca, queste 5-6 pagine dedicate alla giustizia penale. E proprio anche nel programma dell'Unione, su questo dovremmo essere attenti, come dicevamo anche ieri, che non basta cambiare governo, bisogna sempre vigilare, vigilare, perché sul problema della giustizia, guardate, sì, è vero che ormai stiamo assistendo a un degrado sempre peggiore con l'attuale ministro, ma però qualcuno ricorda i pestaggi di Sassari. Erano ministri di Liberto prima, Fassino dopo, non si è fatto granché. Quindi anche la sinistra dovrà essere attenta a capire che in un paese civile il problema delle carceri, il problema di quelli che subiscono violenza, violenza dentro le carceri. Devono essere modificate tante cose. Bene, anche nel programma dell'Unione si è parlato di questa possibilità che ragazzi compiuti il 18º anno non siano più trasferiti al carcere per gli adulti, ma che sia estesa la procedura penale per i minori, per i quali sono previste tante misure sostitutive e alternative alla detenzione, anche per i ragazzi ultra diciottenni, almeno fino al 21º anno. Siamo riusciti, se ricordate, anni fa a bloccare una riforma che voleva fare il ministro Castelli sul tribunale per i minori. Dobbiamo proprio vigilare, vigilare perché i nostri ragazzi che crescono con fatica, che non hanno potuto usufruire dei diritti fondamentali che noi abbiamo usufruito, non finiscono nelle nostre carceri. Sarebbe la risposta più incivile, più inumana che noi potremmo dare.